Federico Barontini del Città di Pontina. Federico, una stagione lunghissima che vi ha visto impegnati su due fronti, campionato di Serie D in prima squadra, campionato juniores, una stagione lunghissima. Sono d'accordo, dato dal fatto che siamo andati insomma così e così in entrambi i campionati, soprattutto questo di Serie D, oggi siamo tornati con la prima in classifica che ha vinto un campionato, insomma noi abbiamo fatto quello che potevamo. Con la juniores invece insomma neanche tanto bene con loro, siamo trovati molto in difficoltà dato i problemi, principalmente i problemi interni della società. Vi va dato il merito comunque di non aver mai mollato, di aver comunque giocato sempre senza mai mollare, sia il sabato e la domenica, si è visto anche oggi a dispetto di una corazzata come dicevi tu. Merito no, in realtà, perché... Beh, a chi è rimasto? A chi è rimasto? Non sono molto d'accordo, ci siamo trovati molto spesso in 4, in 5 a dover giocare partite, dover giocare 60 minuti di partita l'uno e alla fine della partita stare sfrenati, stanchissimi e senza vincere quasi niente, perché in 5 è difficile vincere qualcosa. Va bene, speriamo che la prossima stagione sia migliore di questa appena passata. Speriamo. Una stagione superlativa da parte della squadra, tutte vittorie, due pareggi, un titolo super meritato. Sì, un titolo meritato, ragazzi stupendi, il mister ha saputo gestirli alla grande. Visto un gruppo di ragazzi fantastici, tanta voglia di vincere, il mister è stato bravo a gestire un gruppo fatto di buoni giocatori, tutti forti, e gestire un gruppo così non è facile durante l'anno. Lui è stato bravo in questo, noi siamo stati bravi a seguirlo e alla fine i frutti si sono visti. Un segreto di questa squadra, l'arma che vi ha fatto prevalere forse? Ma l'arma che in più abbiamo avuto secondo me è che alle nostre qualità si è aggiunta l'organizzazione data dal mister e da tutta anche la società che ci è stata dietro, ci ha fatto mancare nulla e poi quando c'è giocatori come Vicino, Abate, Pignatello e tutto il resto diventa un po' tutto più facile sia giocare sia arrivare ai risultati che abbiamo ottenuto. Aspettative per la prossima stagione? La prossima stagione, visto che abbiamo vinto il campionato, sicuramente vogliamo essere una delle principali protagoniste del campionato. Quindi una doppia promozione? Doppia promozione, cioè sulla carta non vince nessuno prende promozione, c'è sempre da lavorare e da migliorare. La società sappiamo che sta lavorando, il mister sta lavorando e penso con qualche ritocco la rosa che abbiamo attualmente si può far bene. Perfetto, allora un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione. Brevi. Bocca al lupo.